L'idea di questo progetto era far suonare il magazzino di Amazon con uno spettacolo multimediale di musica dal vivo. Quindi quello che abbiamo pensato è stato campionare i suoni di Amazon e i video dei vari macchinari per riproporli come strumenti musicali videomappati su una struttura di scatoloni. Sono un sassofonista di Torino, sono soprattutto un jazzista ma anche appassionato di tecnologia. Visitando il magazzino ci siamo resi conto che produceva tantissimi suoni interessanti. Ci siamo accorti che questo magazzino ha un suono, la nota in questo caso è il sol, per cui abbiamo fatto una canzone in sol con gli strumenti che sono gli strumenti di Amazon, cioè gli scanner per i codici e quant'altro. Dopo aver ascoltato questi suoni, mi è venuta subito voglia di provare a unire questi ritmi al suono del mio sassofono. La tecnica che abbiamo usato si chiama videomapping, che non è altro che una proiezione su superfici tridimensionali. In questo progetto ho realizzato le installazioni che avete visto. Essendo una persona che entra parecchio nello studio del materiale, ho pensato alle scatole, perché le scatole sono l'essenza qua dentro. Questa installazione nasce, cresce e si sviluppa completamente in Amazon. Non potrebbe essere fatta al di fuori.